Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con Enzo Tamborra. Enzo, alle 23 chiude il calciomercato. Il Bari sarebbe vicinissimo a Stefano Beltrame, attaccante classe 93, scuola Juventus. Magari un attaccante che non sposta gli equilibri, che però può dare una mano ad Alberti, comunque una situazione non facile. Beh, io l'ho visto qualche volta lo scorso anno perché Conte l'ha fatto debuttare. Il fatto Sì. che Conte tra i giovani abbia individuato lui piuttosto che altri è già un certificato di garanzia. Poi, insomma, un ragazzo della primavera della Juventus in evidenza in Serie B, a mio avviso, non dico che possa fare la differenza, ma sicuramente può fare molto bene. Quindi, insomma, sarebbe comunque un vero rinforzo per la squadra. Cosa ti aspetti, Enzo, da queste ultime ore di calciomercato? Si è parlato anche di alcune cessioni, sono fatti i nomi di Romizzi, di Schaudone, è anche vero che Angelozzi è alla ricerca poi di un Ma a altro mio avviso, se vende un difensore. altro, il Bari vende. Vabbè, Marotta credo che lo venda alla Sì, fine, perché Marotta non in serve in comunque in questo partenza. contesto, mi sembra di capire. Potrebbe vendere Romizzi. Ora ci spieghiamo perché Romizzi è escluso nelle prime due gare di campionato. Capisco tutto, insomma, ma non dimentico che Romizzi lo scorso anno sembrava un giocatore indispensabile Sì, è per il vero, è vero. Bari, quest'anno improvvisamente è un giocatore che viene messo due volte in panchina. Ormai dobbiamo aspettarci tutto, perché ripeto, la logica è quella di monetizzare il più possibile e di andare avanti alla giornata. Purtroppo mi rendo conto che i tifosi, quelli che ancora ci credono, fanno discorsi legati a vecchie logiche, ma la logica attuale è quella: dobbiamo cercare di pagare domani Eh sì. gli stipendi, dobbiamo cercare di garantirci il futuro, che vuol dire arrivare a fine campionato. Questo è il programma del Bari. Quindi, insomma, non mi meraviglierei se alla fine fosse sacrificato anche Romizzi. Abbiamo un altro ascoltatore in linea, pronto? Ciao Enzo. Ciao, ciao. Ah, sono Vito, Enzo. Ciao Vito, ciao caro. Ciao Cristian. Ciao Vito. Senti, a mio modo di vedere, non è andata giù la pillola al signor Matarrese, che già prima di vendere già dicevano viva il nuovo presidente. Questo fatto non gli è andato giù. Ecco perché, per me, io la penso così: lui non ha venduto il Bari, perché è un controsenso tenere un Bari così. E poi lui stesso dice: io ci rimetto 4.000 euro all'anno in questa squadra, Sì. e non la vendi, tu la devi regalare questa squadra. Se ci rimetti tutti quei soldi, io la regalo. Poi mi devi vendere la squadra e mi vendi già Bellone. È come se io mi compro una macchina e tu mi vendi già le ruote. Che devo andare a comprare le ruote io per mettere la macchina? Per mettere il soldato. È giusto o no? Io non lo so. Sì, Penso no, che no, non si no, possa fare. guarda, guarda, il tuo discorso non fa una piega, è chiaro che è una società. Però probabilmente i Matarrese, di fronte all'offerta di Montemura e Rapurlino, si sono resi conto che non era risolutiva rispetto ai problemi che loro si sarebbero dovuti accollare anche nel futuro, perché comunque i debiti 25 milioni, poi quando si capisce 25-30 Sì, è milioni, ogni vero, è giorno vero. cambia la cifra, però sono debiti che loro si devono accollare, In ogni quindi con caso 11 abbiamo. non risolvono un granché, non so cosa stiano aspettando, però evidentemente nella loro logica è meglio, come dire, smaltirli in proprio i debiti che non come dire, decidere di vendere per comunque non risolvere il problema. Provo a immaginare che sia questa la soluzione. Anche perché Purtroppo Enzo noi stiamo in mezzo, abbiamo comunque diciamocelo. sempre detto che in queste condizioni anche è difficile vendere la società, perché c'è una massa debitoria davvero importante, un po' quello che poi disse a chiusura di conferenza stampa a Montemurro. Sì, credo che ci sia la chiave di lettura perfetta della situazione del Bari. È un Bari che, a mio avviso, i primi a saperlo, a mio avviso, sono proprio i Sì. Matarrese, è difficilmente vendibile, se non quasi invendibile. Non so se abbiamo un altro ascoltatore in linea, no, abbiamo perso l'ascoltatore, allora facciamo così, apriamo anche il capitolo Bari Brescia andando ad ascoltare le parole del tecnico Alberti. La morale, ma non solo morale, perché se noi se ripartiamo dal secondo tempo e dai primi 15 minuti di gara, oggi abbiamo da tirar fuori tanti aspetti positivi, perché nel secondo tempo abbiamo messo alle corde una squadra importante come il Brescia, giocando con il piglio giusto, con coraggio, dimostrando anche una buona organizzazione, una buonissima condizione fisica, perché fino alla fine abbiamo spinto, e quindi le cose positive da tirar fuori da oggi non sono solo quelle morali, ma anche come organizzazione di gioco, come individualità. Oggi abbiamo fatto secondo me una buona gara, tranne la fase centrale del primo tempo, dove ci siamo schiacciati un po' troppo, dove abbiamo avuto un po' di paura, e no, la nostra è una squadra che non deve giocare con paura. Mister, i numeri dicono 0 gol subiti in queste 2 prime giornate di campionato, bene alla difesa, però qualcosa da rivedere magari in fase offensiva, perché questo Bari ancora deve trovare la via del gol.
Sì, i numeri dicono questo, però è anche vero che se la difesa non subisce gol è merito di tutta la squadra, se davanti dobbiamo arrivare con più uomini sicuramente riusciremo a creare più occasioni, poi i gol verranno, però oggi Joao ha dimostrato di avere le caratteristiche del giocatore che ci mancava, Galano quando è entrato ha fatto molto bene secondo me, e quindi lavorando sicuramente riusciremo a trovare gli accorgimenti giusti per poter far più gol davanti e cercare di continuare a non subirle dentro, però sempre la squadra che comunque permette di far bene sia in fase offensiva ma anche in fase difensiva. Mi sa dura giocare in uno scenario così desolante, appena 1000 paganti? Ma io dicevo prima a un tuo collega, cioè tra i tanti obiettivi che abbiamo, tra cui il primo è chiaramente quello della salvezza, anche quello di portare gente allo stadio. Questo è un gruppo giovane che se gioca con coraggio e continua a lavorare tanto come stiamo facendo, ma non solo i calciatori, tutte le persone stanno lavorando in questo momento per l'AS Bari, riusciremo a convincere la gente di Bari che sono molto attaccati a questi colori, quindi è un obiettivo che vogliamo perseguire attraverso il lavoro. Attraverso la credibilità, senza far proclami particolari, però penso che settimana dopo settimana riusciremo anche in questo obiettivo. Questo Alberti, Enzo, ti chiedo anche di fotografare. Sì, sono parole già sentite, perché comunque sì. Anche Torrente diceva la stessa cosa, vero, l'obiettivo vero, di portare la gente allo stadio. Mi rendo conto che per chi allena, per chi lavora nel bar, insomma, ci deve essere una motivazione, un obiettivo forte. Io dico che la squadra fa quel che può, perché giocare in quella situazione non è semplice. Giocare in questo stadio vuoto, io a un certo punto sono arrivato 20 minuti prima che iniziasse la partita, davvero mi chiedevo se davvero fosse quello l'orario d'inizio, se non avessi sbagliato, però questa è la situazione, addirittura lodevole anche il fatto che i giocatori a un certo punto siano andati a salutare i pochi volenterosi che sono andati allo stadio. Questi sono gli obiettivi minimi, ancora una volta, obiettivi che non possono corrispondere ad una piazza come quella di Bari, lo ripeto ancora una volta. Bisogna incoraggiare però questi, l'allenatore, i suoi collaboratori, perché fanno quello che possono. Questa squadra, a mio avviso, è chiaro che ci è andata di lusso, perché al di là di quello che dice Alberti, però insomma il Brescia quattro leni nel spaccare primo tempo, pale attraverso non avrebbe potuto fare. Però è anche vero che è apprezzabile la reazione della squadra nel secondo tempo, cioè nel secondo tempo il Bari, sopravvissuto ad una tempesta nel primo, si è messo lì e ha fatto una partita, a mio avviso, anche più che dignitosa nel secondo tempo. E devo dire, come ha detto Alberti, non so se è perché siamo in una situazione così strana che se vedi uno che ti sembra un centravanti già ti sembra buono, tanto per intenderci, però quando è entrato Gio Pedro ho apprezzato i movimenti, i tagli, quel poco che ha potuto fare. Ripeto, probabilmente saremo in situazioni di tali ristrettezze, di vacche magre, che quando vedi uno che somiglia a un centravanti già ti piace. Nel caso sì, è stato il classico punto di riferimento poi per gli attacchi del Bari, ha visto bene fisicamente, un bel fisico, insomma, ha permesso anche all'esterno di giocare in un certo modo, un bel fisico, alto, asciutto, diciamo fisicamente non male. Poi mi è piaciuto il taglio che ha fatto subito sul passaggio di Galano, che ha tirato e Paci l'ha murato, ma sì, era un bel movimento d'attaccante, uno che a un certo punto ha litigato anche con gli avversari, quindi mi sembra che abbia anche, come dire, la personalità giusta. Insomma, stiamo a vedere quello che la speranza che possa avere anche indotto una doppia cifra, per altrimenti qualche, dura qualche, qualche passaggio buono anche, perché non è che gli attaccanti fanno certo, gol da soli, certo, perché certo, per la fine quello vero, che è mancato soprattutto nel primo tempo è proprio una produzione offensiva, praticamente nulla. Però siamo nella fase nascente della stagione, pronto. Questo vale per tutti, immagino un po' quanto vale per il Bari. Abbiamo un ascoltatore in linea, pronto? Sì, salve, buonasera. Salve. Ciao. Due piccole considerazioni. Innanzitutto non credo che questa città voglia abbandonare, o perlomeno i tifosi, abbandonare la squadra. Io per esempio ho già fatto il mio abbonamento a Sky, perlomeno mi vedrò le partite del Bari in trasferta, e penso che questo sia già un attaccamento alla squadra. No, ma attenzione, quello che voglio dirti, i tifosi del Bari non mollano il Bari, perché il Bari qualche modo viene seguito, però mollano questo Bari nel senso che non vanno allo stadio in quanto lo ritengono, come dire, un segnale di appartenenza ad un progetto che non c'è. Enzo, cortesemente finisco la considerazione, ma questa non era una critica. No, figurati. È chiaro che noi vorremmo senz'altro vedere molti spettatori, però io credo che
questa squadra, un po' come diceva il mister, ma come diceva l'anno scorso anche Torrente, in questa situazione comunque se li deve conquistare un po' i tifosi. Cioè la società ci sta presentando una serie di giocatori che non hanno mai, diciamo, hanno poca ribalta nazionale e sono tutti da scoprire. Io sarei ben contento, uno, se tornassero a fare gli allenamenti sul lungomare di Bari, perché comunque avvicina la squadra alla città. Seconda cosa, mi sono andato a vedere su YouTube i gol del nuovo centravanti e ti invito a farlo se non l'hai già fatto. E domani li facciamo vedere magari. Diciamo che è un centravanti con un fisico notevole, molto coraggio, perché ho visto dei gol di testa fatti in... Va bene, grazie per il tuo intervento, mi dovete essere un po' più brevi negli interventi, altrimenti diciamo, togliamo spazio anche agli altri. Il campionato bulgaro non è il campionato italiano, però aspettiamo. Le movenze sono interessanti, a me non dispiace centravanti, per quello che ho potuto vedere anch'io come nostro amico da casa, sono andato a vedere su YouTube, l'ho visto anche io all'Opera San Nicola. Insomma, mi sembra che non sia un fesso, fra virgolette, nel senso mi sembra che sia uno che sa il fatto suo, Poi, insomma, era stato adocchiato all'Everton, quindi anche se poi non ha giocato in Inghilterra, però giovanissimo era finito nell'Everton, ha giocato in alcune squadre importanti in Portogallo, ha segnato 7-8 gol nel Levski Sofia. Obiettivamente, per una squadra nella situazione in cui è il Bari, è forse il massimo possibile. Dobbiamo andare in pubblicità, tra poco con la terza ed ultima parte del Bianco e Rosso TV Sport.